vediamo, no? Come vedete, quindi è un appuntamento che abbiamo cercato di mantenere, anche la settimana prossima credo che sia pure di passaggio, perché sarà il supporto di un altro professore, è molto più adeguato per le cose che deve dire, è un sociologo, quindi abbiamo trovato una persona credo giusta per parlare di argomenti che toccano appunto la sociologia, sociopolitica, e sfiorano anche l'economia, insomma, quindi sono temi anche che hanno una certa qualità, no? Le diseguaglianze sociali, tutte queste cose. Comunque, non voglio anticipare quelle che sono cose sue, però preparatevi per fare domande, perché credo che sarà importante a una figura come quella che viene qui, che è molto umile ma molto competente, porre anche le questioni che ci stanno a cuore. No? Credo che potrete avere perlomeno risposte sulle quali vale la pena di pensare, ecco, poi nessuno ha la chiave che risolve tutto, neanche lui, però quando sono persone oneste che lavorano su una cosa portano degli elementi sui quali vale la pena di confrontarsi e discutere. Comunque questo è un lancio promozionale per la prossima settimana. Parliamo pure del Nepal invece oggi, che è l'argomento che sta qui, e non so se riuscite a leggere, penso di no, comunque il titolo è Nepal, sogno di Annapurna, perché il sogno di Annapurna, e vi spiego perché, no. Perché questo mio viaggio che ho fatto in Nepal aveva in realtà una radice di alpinistica, no? Io ho una passione d'alpinismo, no? Che ho anche coltivato fotograficamente, credo in passato di aver fatto vedere qualcosa sul Cervino, mi pare di ricordare, no? Avete già visto, però Cervino che è il mio amore primo, no? Non esaurisce l'interesse verso le montagne, e quindi l'Himalaya era un altro tema che mi aveva sempre molto interessato. E infatti nell'India, se avete notato, ogni tanto c'era qualche riferimento, no? In modo particolare quando abbiamo visto Darjeeling, no? Una delle caratteristiche che io enunciavo per Darjeeling era di essere piuttosto vicino all'Himalaya, e consentiva anche di avere una visione del Kanchenjunga, che è il terzo 8000 che esiste qui sulla Terra. E quindi c'era già lì, diciamo, qualche motivo che mi spingeva, ecco, a mettere un po' il naso anche su queste cose. Qui il Nepal io l'avevo scelto perché la mia intenzione era di avvicinarmi un pochino di più all'Himalaya, non avevo ambizioni di scalare l'Everest o di fare il Kanchenjunga, ma di vedere un po' da vicino, come se volessi vedere il Monte Bianco, vado a Courmayeur, ecco, per dare l'esempio, no? Nepal è un po' più complesso come paese, ma comunque c'è la possibilità di avvicinarsi. E lì la mia scelta, che ho fatto con mia moglie, era quella di fare il giro della Annapurna. No? C'è tutto un trekking che si può fare, passando da collina in collina che circondano questo massiccio dell'Annapurna, che è uno dei belli, diciamo, della catena dell'Himalaya. E quindi il motivo era questo, perché c'è il sogno della Annapurna nel titolo? Perché in realtà è un sogno che è stato abbastanza disatteso. Perché? Dunque io sono arrivato lì con l'intenzione di cercare di avvicinarmi all'Himalaya, ma soprattutto, non soprattutto, contemporaneamente ero interessato alla componente storica del Nepal, paese ricco di tradizioni, di aspetti molteplici, religiosi, vissuti in chiavi molto diverse, no? E quindi c'erano anche dei punti di contatto con l'esperienza indiana che avevo fatto, e fate vedere che anche lì ci sarà poi un punto in cui ci sono le pire, no? Dove si fanno i funerali praticamente in questo modo, e, però volevo mettere insieme le due cose. E direi, partendo da Doha, no? E quindi volando verso Kathmandu, che è il punto di partenza per queste esplorazioni himalayane, no? E vedevo già le prime montagne, le prime punte dell'Annapurna che si vedevano così, passando con l'aeroplano lontane, così, che invogliavano ad andare. L'atterraggio a Kathmandu è stato qualcosa che mi ha messo subito un po' dei dubbi, perché sono andato in piena pioggia. Piena pioggia, con nuvoloni da tutte le parti, no? E quindi mi interrogavo come mai le cose stavano così, e mi hanno spiegato che c'era una coda di monsone, ma che però sarebbe passato. La coda di monsone
io ero una coda, no? E in realtà questa coda mi ha accompagnato per tutto il trekking che volevo fare. Quindi io di Himalaya ho sostanzialmente visto abbastanza poco, per quello che è un sogno, è rimasto un sogno che spero un giorno di realizzare, perché lì non l'ho realizzato. Quindi in queste condizioni io ho deciso che non volevo sprecare l'idea di viaggio che avevo fatto, ho cambiato obiettivo. Quindi la mia attenzione è stata proprio quella di analizzare il paese che avevo sotto gli occhi, quindi capire qualcosa di più di quello che mi accadeva di vedere e di incontrare. Quindi c'è una prevalenza praticamente di un'indagine che già qui è piuttosto sociologica, se vogliamo dire così. Quindi immagini che mi avvicinano alla gente, quindi delle tradizioni, nel modo con cui il paese si presenta, e ho provato che da questo punto di vista c'era una ricchezza interessante, che poteva valer la pena anche da solo giustificare un viaggio, insomma. E già solo l'entrata in Kathmandu che mi ha colto in modo un po' particolare, perché era in corso la festa della donna. Questa festa della donna era enunciata proprio già anche in quel contesto come difesa dei diritti delle donne, diritti femminili, insomma. Non sono concepiti come li concepiamo noi, però c'era in qualche modo, diciamo, un'apertura verso la formazione, verso, diciamo, un rapporto non tribale, ecco, che bene o male si veniva da esperienze che poi, andando nei singoli villaggi, più o meno si vedeva anche confermata, in cui la donna era a volte qualcosa che sembra abbastanza, non dico un animale da somma, ma insomma riservata a compiti, diciamo, abbastanza concreti, umili, diciamo. E mi era anche accaduto a volte in questo giro speranzoso dell'Annapurna di trovarmi a cenare con famiglie del luogo, no? Famigliole, no? Dove la donna era in un angolo, messa lì, veniva servita dopo che tutti avevano mangiato praticamente. Questo è un po' il pericolo. Oltre ad altri aspetti un po' curiosi, io allora ero settantenne, no? E quando il capo famiglia mi ha chiesto quanti anni avevo, io ho detto gli anni che avevo, e sono stato guardato come un sopravvissuto, no? Non si capiva come mai ero arrivato fin lì, insomma, no? Quindi meno male che non sono andato adesso. Chissà cosa penserebbero, che sia un fantasma, se arrivare in quel momento lì. Quindi ci sono questi aspetti che vengono alla luce, però ce ne sono altri che sono interessanti, no? Per esempio, appunto, la donna stessa, come comunque nelle varie condizioni appare, lo vedrete, insomma, sempre molto attenta alla casa, ai bambini, per esempio. E lì c'è anche tutto un processo interessante che è la formazione scolastica, per esempio, questo signor qua. Quindi anche visitando il Nepal si può avere modo di vedere come in questi villaggi sperduti intorno all'Annapurna c'è comunque, no, una presentazione dei bambini che vanno a scuola che è molto dignitosa e molto interessante. Se voi li vedete in condizioni normali sono bambini nei quali traspare la povertà, no? Però vanno a scuola tutti con una divisa che è pulita, adeguata, no? Quindi c'è, diciamo, una considerazione seria, evidentemente vuol dire che il paese si sta interessando a queste cose, ma qui c'è un'organizzazione. E ci sono anche degli aspetti che potete vedere, per esempio, nel fatto che i bambini stessi nell'andare a scuola si autoassistono, perché devono fare in queste località dei tragitti a piedi, anche piuttosto lunghi, su terreni non sempre facili. No? Quindi vedete dei gruppetti che vanno avanti in cui è evidente che chi è un po' maggiore di età tutela gli altri che arrivano lì. Poi sentite, mentre vi avvicinate a altri punti, quelle grida che rivelano che i bambini stanno giocando da qualche parte. Allora, seguendo quello, arrivate al punto in cui capite che c'è la scuola e vedete la scuola. No? Quindi sono notazioni che, non essendo per niente preparato a cercare queste cose, però mi accadeva di vedere e di registrare, e mi sembrava importante registrare, quindi rinunciavo via più alle cose per le quali ero partito, non dico esclusivamente ma prevalentemente, per trovarne altre, no? Questo. Poi le tradizioni stesse sono di grande interesse, no? Sono le tradizioni religiose che non sono univoche, abbiamo anche
presenze di, della religione cattolica, per esempio, non sono nutrite come trovate magari in India, che sono più importanti. Lì le trovate in modo un po' più occasionale, ecco. Però anche lì avete occasione di avere, cercandolo, di trovare delle realtà che ci sono. Però buddismo, animismo sono invece, diciamo, manifestazioni più evidenti, no? Una particolare che mi ha colpito e ho voluto per quanto possibile documentare è quella della dea bambina, no? Qui c'è, direi, a livello generale, direi, perché non è solo, credo, circoscritta alla città di Kathmandu, però c'è la convinzione che una certa dea, che ha un nome che non ricordo ma lo sentirete, si impersona nella bambina. Quindi cosa succede? Succede che la collettività sceglie una bambina in tenera età, 3 anni più o meno, no? Che sia molto bella, no? Che non abbia segni di ferite o di cicatrici, quindi che il corpo sia assolutamente perfetto, no? E lì si identificano la dea della quale parlano, che è la dea bambina. E questa povera bambina, io ti vengo il povera perché mi metto un giudizio mio personale, viene presa e messa in un palazzo di particolare rilevanza, dove è accudita nel modo migliore possibile, perché si conservi in tutta la sua salute e presenza, no, senza avere più contatti praticamente col mondo esterno, no, se non attraverso due vie. Una può affacciarsi alle finestre del palazzo, perché diventa un elemento turistico, quindi i turisti che vanno lì vanno a vedere la dea bambina, no? E quindi è un'attrazione, se volete così. L'altra è che esce da questo palazzo, ma solo in processione, i suoi piedi non possono mai toccare terra, quindi è trasportata, messa su una specie di baldacchino con ruote, va bene, e si fanno delle processioni. La cosa impressionante è che queste processioni sono frequentate da migliaia e migliaia di persone, no? Vedrete che le stesse strutture che si vedono all'inizio per la festa della donna sono utilizzate per questo, quindi sono popolazioni che si inerpicano su queste strutture verticali e aspettano il momento in cui questa bambina verrà messa in moto e partirà questa processione. Devo dire che la preparazione richiede a volte delle ore, no? Infatti io mi sono prefisso di andarla a vedere, perché ero lì e dato i monsoni mi dedicavo a queste cose, no? E ero, diciamo, sulla piazza, no? Sgomitando un po', va bene, quindi un po' all'italiana, no? Per farmi un po' di spazio, per vedere un po' le cose, con guardiani in divisa che tenevano a bada la popolazione, perché era tanta l'ansia di vedere questa bambina, di essere partecipi, diciamo, del suo passaggio, no? Con la processione. E ho aspettato delle ore finché è venuta sera, quando finalmente questa processione è partita, no? Quindi io dalla mia postazione che avevo conquistato, usando teleobiettivi, sono riuscito a inquadrare qualche volta questa bambina dentro questa struttura. Vedrete ogni tanto, poi siccome secondo me non ero riuscito a farla vedere nella pienezza, ho trovato il giornale che il giorno dopo raccontava che la dea bambina era passata per le vie di Kathmandu e c'era la sua fotografia. Ho riprodotto la fotografia in modo che la si vedesse meglio di quanto ero riuscito certamente a fare io. È una cosa che ha un suo lato molto triste, perché è una bambina privata dell'infanzia, perché è giunta all'età in cui diviene adulta, quindi è donna, no? E cessa di essere la dea, quindi viene sostituita da un'altra bambina. E il problema è che queste famiglie sono ansiose di avere la figlia che vuole fare la dea bambina, quindi c'è una certa tensione per avere questo privilegio, insomma, no? La ex dea bambina rientra nella società alla quale non ha mai partecipato. E quindi lì ci sono anche, direi, delle presenze di studiosi nepalesi che stanno dicendo che questa è una distorsione, perché è una realtà femminile che non ha conosciuto l'infanzia e quindi manca di tutta una serie di valori, di conoscenze, per cui quando è introdotta di nuovo nella società è una figura sperduta, che non ha
le radici di conoscenze, di amicizie, del tessuto sociale del quale è stata privata, no? Quindi c'è addirittura movimenti che vorrebbero superare questo e eliminare questa tradizione, che credo sia impossibile fare, perlomeno nel breve periodo, ecco, perché sono cose radicate da molto tempo. No, per darvi un esempio, no? Altri aspetti che poi potete vedere è il ritrovare in diversi stadi le stupe, che sono perché quelle manifestazioni religiose in cui c'è il momento in cui emerge, cioè in tutto il contesto religioso, che si traduce anche in queste strutture bianche, direi, con cupole meravigliose, in genere ingiallite con lo zafferano, va bene? E intorno a queste strutture si sviluppano delle realtà che sembrano quasi dei piccoli paesi, perché trovate tutta una serie di servizi, tutta la gente che vi serve, ciò che vi occorre per fare lo spuntino, perché se siete lì per visitare le cose avete anche di che alimentarvi, ma ci sono servizi, trovate il dentista che vi può togliere il dente, tutta una serie di cose che direi colpiscono abbastanza, ecco, di trovarle in condizioni come queste. Però ci sono, e poi andando più avanti potete trovare i monaci che con i loro rituali recitano delle preghiere che alle nostre orecchie sono monotone, no? Che ripetono sempre un po' un certo tipo di espressione e con certe cadenze. Ci sono addirittura dei paesi in cui, attraversandoli, queste preghiere sono diffuse mediante impianti radiofonici che vi accompagnano mentre voi camminate, mentre andate a vedere queste cose. No? Ecco, quindi ci sono tanti aspetti che insieme vi danno anche una realtà colorita, potete dire così, con tanti momenti che possono essere di interesse anche umano e anche sociologico, perché si prestano a riflessioni, insomma, no? Queste cose qua. Cosa dirvi? Naturalmente la mia soddisfazione è stata relativa, perché il mio obiettivo non è stato mancato in buona parte, no? E ho cercato poi anche di rimediarlo, perché c'è un'appendice che abbiamo aggiunto, come la visita al parco di Chitwan, che è una parte del Nepal di antica tradizione del potere monarchico legato al Nepal stesso, e dove c'è questo parco reale che è stato mantenuto perché è ricco di elementi naturali che sono per se stessi oggetto di esame, di arricchimento personale, e quindi è un motivo di attrazione turistica, no? Quindi accanto ai bei fiori potete con pazienza andare a cercare i rinoceronti e trovare i rinoceronti, che non è un animale che si trova abbastanza poco ormai, no? In Africa è quasi, non è scomparso per fortuna, è anche protetto, ma sapete che c'è la storia del corno, del rinoceronte che avrebbe poteri accentuazione sessuale maschile, no? E quindi vengono catturati, ammazzati i rinoceronti per prendere questo corno, che viene triturato e venduto come farina sostanzialmente. Tanto che adesso uno dei modi per salvarli è di cercare di addormentare i rinoceronti, tagliargli il corno e lasciarli singoli senza corno. Insomma, credo sia una rinnovazione che volete nuoce anche alla loro vita di tempo, penso sia così. Lì non è così, sono rinoceronti non proprio come quelli africani, ma sono presenti, e se siete fortunati nel girare nei boschi di questo parco potreste anche trovare la tigre, no? Io solo ho trovato l'orma, non ho trovato la tigre. A me è spiaciuto, l'ho trovata poi solo in un tempio, però vedrete che ho esaminato che questo tempio è tale da tenere le tigri come dico animali domestici, ma visibili e frequentabili, e quindi ci sono anche delle organizzazioni che comprendono nel viaggio la presenza in questi posti dove le tigri vi girano intorno come dei gattoni, insomma. A me non è capitato, non ho visto uno vicino, ma era adeguatamente protetta rispetto a me stesso, insomma. E poi altri animali diversi, più domestici. A volte richiede anche un minimo di capacità e disponibilità ad affrontare l'avventura, no? Per arrivare a questo parco, no, bisognava a un certo momento attraversare non un fiume, diciamo un torrente,
notte, il Dorete è un pochino ampio, no? Il problema è che il torrente scorreva e non c'erano ponti, no? Cosa fanno questi signori che li accompagnano? Mettono una barca lì, va bene? Vi fanno salire, loro corrono molto più avanti perché il fiume prosegue con voi sopra, e chi è sulla barca devia la barca perché vada sull'altra riva e sono pronti a prendervi lì. Uno spera che siamo puntuali perché sennò si va via. Devo dire, ecco, queste piccole avventure sono proprio minime perché sono ben organizzati, quindi queste cose non succedono. Però mettersi sopra dici, ma arriveranno giusti, non so mai, queste cose qua. No. Però nell'insieme io sono tornato, direi, scontento sotto un certo profilo, ma contento sotto un altro, perché avevo visto cose alle quali io non avevo mai pensato, insomma, no? E quindi come tale ve le ripropongo con semplicità, ecco, quindi, e poi naturalmente se avete delle curiosità, per quel che posso aver capito, cercherò anche di rispondere, insomma, è quello che poteste dire. Comunque, se vogliamo vederlo assieme, credo che le altre fotografie, che non come quella del titolo, sono meno leggere, per cui lo spirito è di tenerla leggera la fotografia, ma qui non si vede più per la luce, le altre credo si dovrebbero prestare in questa intervista. Buona visione. Per chi ama la montagna, in particolare la catena montuosa dell'Himalaya, la prospettiva di un giro intorno al massiccio dell'Annapurna, ricco di vette famose, di altezza vicina o superiore agli 8.000 metri, offre l'occasione per integrare la visione di monti leggendari con la conoscenza di usi e costumi praticati da un'ampia parte di umanità. Famosa per il labirintico quartiere storico ricco di santuari induisti e buddisti, la capitale del Nepal, Kathmandu, ci accoglie in piazza Durbar, nel pieno della manifestazione per la festa della donna. Ricca di incontri, balli e canti, questa festa ha cadenza annuale ed è promossa mediante l'insegnamento e la sensibilizzazione delle coscienze per contrastare forme di sfruttamento femminile tuttora presenti in talune parti del paese.
Una prassi seguita in Nepal riguarda l'istituzione della Kumari, ovvero l'incarnazione della dea Talieu Bhawani in una bambina che dalla tenera età di 3 anni viene scelta a questo scopo, dopo aver soddisfatto 32 requisiti, tra cui bellezza, nessun difetto fisico o cicatrice. Incoronata divinità, dovrà trascorrere 9 anni all'interno di uno storico palazzo tempio di Kathmandu, da cui potrà unicamente affacciarsi alla finestra come attrazione turistica e uscire solo 13 volte l'anno per le più importanti feste religiose, trasportata in processione perché, secondo la tradizione, i suoi piedi non possono toccare la terra. Uno stile di vita duramente criticato dagli attivisti per i diritti umani. Secondo loro, infatti, la negazione del diritto all'infanzia del minore può determinare seri problemi di interazione con la società dalla quale la Kumari è rimasta lontana, fino a non rendere possibile la ripresa di una vita normale. Poco lontano da Kathmandu, visitata una piccola chiesa cattolica con annesso oratorio, si raggiunge facilmente Swayambhunath, un antico complesso religioso buddista situato in cima ad una collina ad ovest della città. Tale complesso è anche conosciuto come il Tempio delle Scimmie, stanti i numerosi primati che lo popolano. Il visitatore del Nepal non può trascurare Bhaktapur, un'antica città Newari, sita nella valle di Kathmandu, costruita in base ad una pianta a forma di triangolo. Divenuta capitale del regno Malla, a partire dal XVI secolo, Bhaktapur dominò politicamente ed economicamente il Nepal, divenendo un importante centro di transito carovaniero sulla rotta tra India e Tibet. Ancora oggi la città è un importante centro commerciale fondato su apprezzati prodotti derivanti da un valente artigianato locale, che trovano sbocco in piccoli negozi lungo le strette strade e vengono esposti in ampi spazi, come nell'attuale piazza Durbar.
Divenuta sito archeologico, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, Piazza Durbar è caratterizzata da splendide costruzioni, quali il Palazzo delle 55 Finestre, ed è punteggiata da vari templi a forma di pagode, la più famosa delle quali è dedicata a Siddhi Lakshmi, la dea madre del Tantra. A 33 km da Kathmandu sorge Nagarkot, un piccolo villaggio di montagna noto come uno dei punti più panoramici del Bhaktapur, con una popolazione di circa 5.000 persone e oltre 900 case. La bellezza paesaggistica del luogo lo rende un itinerario escursionistico molto apprezzato dai turisti. I visitatori sono altresì interessati all'attività agricola svolta nelle campagne, i prodotti della quale vengono proposti lungo le stradine piene di colore. Quivi avviene l'incontro con l'accoglienza aperta e cordiale di chi vive in esse. Per chi ama la natura non mancano occasioni di escursioni e per apprezzare panorami indimenticabili, oltre a vivere particolari imprese sportive, quali voli parapendio sullo sfondo dei monti più elevati del mondo. Ad un'altitudine di 2195 metri, Nagarkot domina una delle più ampie vedute dell'Himalaya nella valle di Kathmandu. Ben 8 catene montane su 13 sono visibili in particolari momenti del giorno. Tra il succedersi delle vette, meteorologia consentendo, è possibile scorgere l'Everest.
Merita attenzione la città di Patan, detta anche l'Alipur, ovvero città della bellezza. Nota per i 1000 tetti dorati, ha affascinato quanti hanno avuto l'opportunità di visitarla. Divisa da Kathmandu dal fiume Bagmati, Patan ha il centro di maggior interesse in Durban Square, con i suoi templi in stile indiano, ovvero di edifici detti shikara che ricordano i picchi delle montagne. L'area di Piazza Durbar, assieme alle altre sei zone monumentali della valle di Kathmandu, dal 1979 costituiscono un unico patrimonio UNESCO dell'umanità. Patan è anche conosciuta come la città delle belle arti, per le apprezzate sculture e statue in legno e pietra. Per effetto delle credenze e dei costumi tradizionali profondamente radicati, a Patan si celebrano per tutto l'anno innumerevoli feste, originate sia dall'induismo che dal buddismo. Tali feste non consistono soltanto in celebrazioni religiose, ma intendono ricordare e preservare antiche culture e usanze, costituendo al tempo stesso motivo di attrazione per turisti e viaggiatori. A circa 6-7 km a nord-est dal centro della valle di Kathmandu si trova l'imponente e maestoso stupa di Boudanath, che propone la manifestazione del Buddha. Nel caso specifico, la vasta cupola è sormontata da una torre quadrata con incisi, su ciascuno dei quattro lati, gli occhi di Buddha, con un segno a forma di interrogativo al posto del naso, sormontato dal cosiddetto terzo occhio di Buddha, indicante la sua saggezza e simboleggiante l'unica possibilità di raggiungere l'illuminazione tramite i suoi insegnamenti. Oggi lo stupa di Boudanath, con l'arrivo di migliaia di tibetani, è diventato uno dei centri più importanti del buddismo da loro seguito, pur essendo un notissimo sito turistico dotato di servizi e punti di accoglienza.
circa 3 km da Kathmandu, lungo il corso del fiume Bagmati, sorge il tempio induista di Pashupatinath, il più importante del Nepal, consacrato al dio Pashupati, manifestazione di Shiva. Presieduti dallo spettacolino di incantatori di serpenti, il trasporto di legna e i banchi per la vendita dei fiori indicano che il luogo è destinato alle cerimonie funebri quotidiane mediante la cremazione degli estinti sulle pire. Gli induisti credono infatti che solo mediante un corretto rito di cremazione al tempio la loro anima potrà incarnarsi nuovamente. A tal fine i corpi degli estinti vengono preliminarmente avvolti in sudari arancioni, distesi lungo la riva del fiume, bagnati più volte con la sua acqua e cosparsi con petali di fiori. A rito avvenuto, le ceneri vengono disperse nel fiume Bagmati. A nord di Bhaktapur, in cima ad una collina, è situato il villaggio di Changu Narayan, uno tra i più antichi del Nepal. Il tempio Changu Narayan è il più antico e uno dei più importanti di tutto il paese. È un luogo di forte impatto storico e religioso. L'edificio, realizzato in stile pagoda a due piani con quattro porte, è sorvegliato da sculture di leoni e decorato da intagli. È inoltre abbellito con i migliori esemplari di sculture in pietra, legno e metallo, specialità della valle. Anche in questo caso la visita delle pregevoli costruzioni e dei magnifici manufatti che le ornano può avvenire sullo sfondo di tratti della catena himalayana. Nel visitatore giunto in Nepal anche per interessi alpinistici matura quindi il desiderio di accostarsi più da vicino a tali bellezze della creazione. In questa prospettiva la città di Pokhara appare particolarmente indicata, essendo una base per intraprendere il trekking lungo il circuito della catena dell'Annapurna. Il viaggio di circa 300 km per raggiungere Pokhara consente di vedere nuovi paesaggi e di conoscere momenti di vita quotidiana nella loro vitalità e nei loro colori. Pokhara è inoltre la maggiore città del paese per superficie e seconda per popolazione. Sorge sulle rive del lago Pewa ed è un centro organizzativo e specializzato nel turismo collegato alle montagne.
Navigando sul lago Pewa si raggiunge il tempio di Baraki, situato al centro. Esso è il monumento religioso più importante della città, a forma di pagoda a due piani, dedicato a una delle divinità indù conosciute come Vishnu. La sua visita mette a contatto con la religiosità di questo popolo e della sua particolare dedizione alla preghiera. Dopo la parentesi culturale, iniziamo la marcia intesa a consentirci una visione più vicina dei monti malayani. Nel primo tratto del cammino da Pukhara, 822 metri sul livello del mare, a Sagarkot, oltre 1600 metri sul livello del mare, dopo il passaggio attraverso le belle campagne nelle quali vediamo operare le donne accompagnate dal sorriso dei loro bimbi, inizia una salita su una lunga successione di gradini fino ad un punto di sosta. Si ha modo di apprezzare un momento di riposo, previsto da guide e portatore che ci accompagnano, nel quale ritempriamo le forze, osservando il volteggiare delle aquile e, sullo sfondo, l'ampia valle con il lago Pewa che la chiude. Lo sforzo successivo permette di giungere al villaggio di Sagarkot. Noto agli appassionati del parapendio, il posto accoglie il visitatore con la cordialità delle famiglie che lo abitano, consentendoci una serata di riposo, con la visione della valle e delle vette in attesa del tramonto. Una seconda tappa prevede di raggiungere Naudanda, un villaggio nel centro-nord del Nepal. Come Sagarkot, anch'esso garantirebbe una superba vista dell'Annapurna e delle sue cime, ma una coda del monsone appena passato le cela alla nostra vista.
Vinta la delusione, decidiamo di dare uno scopo diverso al trekking, non solo la visione di splendidi paesaggi, ma la lettura e la comprensione della vita delle persone che si incontrano. Con questo spirito notiamo la grazia e l'espressione del senso materno delle donne che incontriamo. Salendo 1443 metri sul livello del mare raggiungiamo Naudada, località nota a chi ama il bird watching, essendo possibile vedere i grifoni dell'Himalaya e gli avvoltoi neri dalla testa rossa. Il cammino verso il villaggio ci fa scoprire abitazioni semplici di ambiente rurale e montanaro, nelle quali si svolgono le attività tipiche della conduzione familiare. Fin dalle prime ore del mattino ci è dato cogliere l'importanza data da queste famiglie alla scuola, dai preparativi per recarsi alle lezioni, alla formazione di piccoli gruppi per affrontare assieme il cammino in zone impervie, muovendosi verso l'edificio preposto ad accoglierli. Voci piacevoli, evocanti giochi collettivi, ci fanno intuire la vicinanza della struttura scolastica. Desiderosi di approfondire il processo formativo, chiediamo alle autorità la possibilità di presenziare alle lezioni. La richiesta viene accolta e l'esperienza permette di apprezzare la serietà e il coinvolgimento dell'insegnamento. Percorriamo sentieri sotto una pioggia impietosa, incontrando masse nuvolose che continuano a rendere invisibile la catena dell'Annapurna. La coda del monsone purtroppo si prolunga probabilmente per altri giorni. Non desistiamo, ma proseguiamo il cammino per trasferirci verso la tappa di Australian Camp. A complicare il cammino intervengono le sanguisughe, veloci a staccarsi dalla vegetazione nella quale sono inserite per farsi posto nel corpo dei viandanti e succhiarne il sangue. Impariamo a staccarle accostando ad esse sacchetti di sale intrisi nell'acqua. Con circa 2 ore di camminata, seguendo una pista ben segnata, da Cande raggiungiamo Australian Camp, un villaggio agreste dove osserviamo, sotto una pioggia scrosciante, lo svolgersi del faticoso lavoro di trasporto di materiale vario, mentre capi bovini e caprini sostano incuranti dell'intensa doccia che cade loro addosso.
Un'alzataccia, nella speranza di poter vedere lo spiegamento dei monti, lascia individuare una breccia tra il sistema nuvoloso, attraverso la quale ci è possibile intravedere parti rocciose che la guida assicura appartenere all'Annapurna Sud. Studiato il percorso da compiere, ci impegniamo a raggiungere attraverso un fitto bosco il villaggio di Potana a 1890 metri d'altitudine. Ancora una volta il cattivo tempo nega però la vista di uno dei più bei panorami himalayani. Proseguiamo senza scoraggiarci in direzione Deurali, che è situato a 3200 metri di altitudine, costituisce una delle ultime tappe prima di raggiungere il campo base dell'Annapurna. Restando però alle altitudini consuete, raggiungiamo Dampus, villaggio di montagna con vista sull'Annapurna situato a nord-ovest di Pokhara. È un luogo dove è bello trascorrere alcuni giorni, immersi nel verde e nelle tradizioni delle genti che lo abitano. Anche ad una vista temporanea non sfugge la laboriosità di queste persone, occupate nell'allevamento del bestiame e in varie attività agricole. Finalmente però la coda del monsone concede tregua, le nuvole si diradano lasciando spuntare qua e là le sospirate vette himalayane. Ci accade di assistere ad una riunione di allevatori intenti a marchiare i loro capi. Nell'atmosfera di serenità sostiamo indugiando ad ammirare la vegetazione del luogo e instaurando semplici rapporti con i bambini o con alcuni membri della piccola comunità. Ne segue una cenetta sul far del tramonto condividendo il desco con una famiglia del posto.
Al risveglio, nelle prime ore del mattino, le nubi appaiono decisamente meno intense. Approfittiamo per osservare alcune tra le cime della catena dell'Annapurna, a cominciare dal monte Machapucru, alto 6.997 metri e denominato Fish Mountain, data la conformazione biforcata a forma di coda di pesce della sua vetta. Riprendiamo il trekking passando attraverso altre abitazioni sparse tra le colline coltivate a terrazze, incontrando lungo la discesa sorrisi di bambini e raggiungendo infine nuovamente la città di Pokhara dalla quale eravamo partiti. La contemplazione della catena dell'Annapurna rimaneva un sogno solo parzialmente soddisfatto, stante la coda del monsone. In buona parte abbiamo però pensato di recuperarlo, completando il viaggio in Nepal con la visita del parco naturale di Chitwan. La zona del parco è una delle poche vestigia rimaste della regione di Terai che in origine si estendeva sulle colline pedemontane del Nepal ed era costituito da una fitta foresta con animali selvatici quali leopardi e tigri del Bengala. Nelle lunghe ore del trasferimento si incontrano altre cittadine e villaggi con persone intente a diverse occupazioni, la visione delle quali completa le esperienze vissute nei giorni trascorsi nelle città maggiori o nell'ambiente dei monti. Il Parco Naturale di Chitwan è oggi parte del patrimonio mondiale ed è una ricca area naturale nel Terai. Sostando al suo interno sono visibili fiori dai colori meravigliosi, numerose specie di mammiferi, uccelli di varie dimensioni e numerose tipologie di erpetofauna, oltre a svariate specie di pesci. Raccomandabile è percorrerlo a dorso di elefante.
osservando la varietà degli alberi presenti nella parte boschiva, senza negarsi la possibilità di avvicinare qualcuno degli animali per i quali è noto. Tra questi incontriamo il rinoceronte cornuto, oggetto di protezione assieme alla tigre reale del Bengala e al coccodrillo Garial. La visita del parco è stata largamente positiva e completa l'esperienza di un viaggio in un paese ricco di storia e di cultura, lasciando che le emozioni vissute possano emergere in futuro, nei numerosi ricordi, nelle meditazioni e nei sogni.